Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Partiamo dalla politica e dalle prime dichiarazioni di Mario Pardini, eletto sindaco di Lucca, proprio dopo la consegna della fascia da primo cittadino e delle chiavi di Palazzo Orsetti. Io ringrazio il sindaco Tambellini, avrò sicuramente invece bisogno dei suoi consigli. Ha onorato per 10 anni un ruolo che oggi mi trovo a ricoprire con grande onore che la città mi ha voluto dare. Cercherò di farlo da ieri sera, l'ho già detto, con l'intento di farlo veramente nell'interesse di tutti i cittadini, tutta la comunità. Per certi aspetti, insomma, è stata una sorpresa quello che è successo ieri sera e ovviamente sono felice. Sono consapevole della difficoltà che avrò davanti, ma proprio imparando anche dal passato e dai consigli, che sicuramente saranno sempre ben accetti. Sono sicuro di metterci tutto il mio impegno e tutto l'impegno della prossima amministrazione, proprio perché ci saranno sfide difficili davanti a noi. Saranno mesi difficili, ci sono problemi importanti, l'inflazione, il caro vita, l'abbiamo già detto. E quindi il lavoro da fare è tanto, ci rimbocchiamo le maniche e lo faremo nell'interesse di tutta la città. Ci spostiamo a Carrara per la rivincita del PD a Puano. Non ha voluto appaventamenti né a sinistra né al centro, Serena Righi, e alla fine, pur rischiando tutto, gli elettori le hanno dato ragione. Il Partito Democratico è tornato così alla guida di Carrara, senza alleanze allargate al secondo turno. E per i vertici dem provinciali questo è un messaggio chiaro da cui ripartire per le elezioni 2023 del capoluogo, Massa, oggi in mano alla Lega. Carrara con questa vittoria segna la ripartenza del centro-sinistra, con un nuovo laboratorio politico, un laboratorio che raccoglie tutta la sinistra, che raccoglie forze di centro, che ha il suo perno nel Partito Democratico, che si apre al civismo con una candidata pulita, seria, competente e concreta come Serena Arrighi. Il prossimo anno ci saranno le elezioni a Massa e dobbiamo seguire un modello come questo. Costruire un centro-sinistra credibile, coerente, trasparente, chiaro, immediatamente identificabile al cittadino con una candidatura seria e qualificata. Io sono convinto che i cittadini massesi, come quelli di Carrara, non avranno dubbi su quale proposta politica scegliere. Sapere dove andare e avere un candidato di qualità è fondamentale perché quando tu presenti una faccia e il ballottaggio poi è la dimostrazione plastica, ci sono due candidati partiti sulla carta, avrebbe dovuto vincere il centro. Destra. Quando andiamo al ballottaggio ci sono due uomini o due donne, un uomo o una donna, ci sono due persone e i cittadini votano chi ha dà la sensazione migliore e quindi si votano le due persone e i partiti passano in seconda fase. È importante perché il sindaco è con i cittadini, il sindaco è il primo interfaccia, è colui che risponde ai problemi della città. Credo che Carrara abbia dato una bella dimostrazione e noi siamo molto contenti. Veniamo agli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia. Leggiamo assieme i dati relativi alle ultime 24 ore direttamente sul nostro sito. Vi ricordo l'indirizzo www.noitv.it. Ecco qua tra le notizie in primo piano: coronavirus, oltre 6.300 nuovi contagi. Il tasso di positività sale al 28,3%. I dati nel dettaglio, precisamente 6.317 i nuovi positivi a livello regionale, l'età media è di 47 anni. Il tasso di positività, che ieri era al 25%, sale oggi al 28,3%. Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati nei posti letto Covid, 3 unità in più per un totale di 634 pazienti ricoverati, stabile il dato delle terapie intensive 14. Si registrano 4 decessi con un'età media di 87,3 anni, uno dei quali nella nostra provincia di Lucca. Ecco allora anche il dato provinciale, sono 660 i nuovi positivi nella nostra provincia. Ci spostiamo a Viareggio per le richieste dei familiari delle vittime della strage ferroviaria in funzione di una maggiore sicurezza sul lavoro proprio all'interno delle stazioni. Durante l'incontro con la stampa, l'associazione familiare Il Mondo che Vorrei, assemblea 29 giugno, oltre alla presentazione delle iniziative per celebrare mercoledì sera il 13° anniversario della strage alla stazione di Viareggio, ha reso noto un documento presentato in questi giorni all'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie.
una proposta che ha come scopo quello di migliorare la sicurezza sulle condizioni di lavoro ferroviario, considerato che lo scorso 3 giugno, in un solo giorno, si sono verificati ben 4 gravi incidenti ferroviari in Europa, di cui 2 in Italia a Roma. L'associazione Via Regina chiede di rendere obbligatori i rilevatori di deragliamento sui carri treni merci in modo da impedire che un treno deragliato possa proseguire la marcia senza controllo. Inoltre ha proposto di mettere sui carri merci che circolano in Europa la funzione di rilevamento e attuazione automatica del freno in caso di deragliamento. Questo, spiega l'associazione familiare Il Mondo Che Vorrei, perché è necessario un intervento immediato e automatico del freno in caso di anomalie nella corsa. Infatti è accaduto che un treno abbia proseguito la sua marcia in maniera incontrollata sui binari con una o più ruote o carrelli fuori dalla normale posizione di marcia. Dunque una serie di richieste avanzate dall'Associazione dei Familiari Il Mondo Che Vorrei, Assemblea 29 giugno, all'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie in modo da aumentare la sicurezza di tutti. Veniamo alla cronaca, cade in acqua con la bici, è stato ritrovato senza vita un uomo in Darsena. Poco prima delle 1 del lunedì è pervenuta una segnalazione presso la sala operativa della Guardia Costiera di Viareggio circa la caduta di una persona con una bicicletta dalla banchina Tistino del porto di Viareggio in corrispondenza del distributore di carburante che si trova nella bocchetta di collegamento fra l'avamporto e la Darsena Viareggio. Immediatamente sono iniziate le ricerche via mare coordinate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio con l'impiego delle unità navali della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. Dopo circa un'ora il corpo dell'uomo è stato ritrovato sul fondale del porto dai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Livorno e pochi minuti dopo il medico legale del 118 ne ha constatato il decesso per annegamento. Si tratta di un uomo adulto di circa 60 anni, caucasico, occhi azzurri, barba e capelli rossi, vestito con scarpe. Al riguardo sono tuttora in corso le indagini da parte della Guardia Costiera di Viareggio sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lucca per capire le modalità della caduta dell'uomo. Un operaio di un cantiere in pausa pranzo che si trovava lungo la banchina si è tuffato in acqua per cercare di recuperare l'uomo, ma è sparito nel fondale profondo circa 3 metri. Il prossimo 30 giugno, a conclusione del processo di accorpamento che ha coinvolto le Camere di Commercio di Lucca, Massa Carrara e Pisa, si costituisce la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. L'insediamento avrà luogo alle 16 presso la Sala Enrico Caruso del suggestivo Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, frazione del Comune di Viareggio. A sancire la portata storica della cerimonia, numerose autorità civili e militari provenienti da tutta Italia. Sono previsti gli indirizzi di saluto del sindaco della città di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, comune dove la nuova Camera ha sede legale, del presidente dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, Andrea Prete, e del governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani. Si chiude quindi la storia di 3 Camere di Commercio istituite con l'Unità d'Italia, anche se quella di Lucca risale addirittura al 1182. Si apre un nuovo capitolo per l'economia di un territorio che sarà dal 1 luglio ai vertici regionali e nazionali. Ci spostiamo in Garfagnana, dove sono in arrivo 2 milioni e mezzo di euro per il PNRR. Presso la sala giunta dell'Unione Comuni Garfagnana, i comuni di Fabbriche di Vergemoli, Camporgiano e Villa Basilica hanno incontrato la stampa per sottolineare lo straordinario successo ottenuto al bando fondi PNRR per la rigenerazione urbana, che hanno premiato 289 comuni italiani, erogando oltre 350 milioni di euro. I 3 comuni saranno tra i beneficiari con 2 milioni e 560 mila euro che andranno a questi territori proprio con lo scopo di rigenerare centri storici e rianimare attività locali. Oltre a questi finanziamenti si aggiunge per questi territori 1 milione in contributi a fondo perduto per i privati. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci che ci dicono come verranno spesi questi soldi nei rispettivi territori. Un grandissimo rilancio sia pubblico che privato, noi abbiamo il contributo maggiore in Toscana, 2 milioni e mezzo e ne attiviamo quasi 1 milione per i privati. Da un'area camper a un nuovo ristorante bar, a parcheggi, alla fibra, al museo virtuale, tante cose richieste dalla popolazione, dagli operatori del settore che arricchiranno ancora di più la nostra offerta turistica.
Noi siamo veramente molto soddisfatti perché abbiamo colto la filosofia profonda del bando, quindi una rigenerazione culturale, sociale ed economica dei nostri borghi. Borghi che hanno in sé una vitalità fondamentale, ma che devono essere aiutati a rinascere come identità e come attrattività. Camporgiano in particolare strutturalmente prevederà un intervento sul sistema museale, sul sistema di accoglienza culturale, un sistema appunto che si arricchirà anche di un momento di socializzazione nel nostro centro civico e anche di un momento economico nell'incubatore di impresa Rocca degli Estensi. Villa Basilica vede un intervento a quella che noi consideriamo la cartiera monumento, quindi il recupero di questa cartiera, la ex cartiera Nardi che ha prodotto carta paglia fino al 1980, ma non solo, il recupero di alcuni alloggi da destinare a giovani coppie ed artisti, un intervento alla nostra rocca medievale, un intervento alla casa dell'identità nel centro storico di Villa Basilica. Altra serata da tutto esaurito al Summer Festival, Piazza Napoleone sold out per Paolo Conte. Grazie ad una formula collaudata, il Summer Festival torna a scaldare Lucca. La seconda serata stagionale ha visto salire sul palco di Piazza Napoleone un Paolo Conte che, a dispetto dei suoi 85 anni, è sembrato più motivato che mai a lasciare il suo messaggio di musica e parole. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. Non si capisce il motivo. Dap ti dap ta da dam, dap dap ti da di dam. Di fronte ad una piazza gremita, Conte si è esibito in una carrellata dei suoi successi, quelli che più hanno caratterizzato gli oltre 50 anni di carriera dell'avvocato di Asti. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il Summer è tornato con l'ennesimo concerto da tutto esaurito. Prossimo appuntamento, venerdì 1 luglio, con Caparezza. Ci vuole orecchio lo spettacolo di Elio che canta Iannacci inaugura martedì 28 giugno alle 21.30 la grande estate live della città di Viareggio nello scenario unico del Gran Teatro all'aperto di Torre del Lago. Non è un omaggio ma una ricostruzione di quel mondo di nonsense, comico e struggente di Enzo Iannacci, un viaggio dentro le epoche di Iannacci che è stato capace di essere comico ma anche poeta, in grado di spezzare il cuore tra risate e drammi. Cambiamo decisamente pagina e parliamo di medicina. Al San Luca è stato eseguito un intervento cardiologico d'avanguardia. È stato eseguito presso la cardiologia dell'ospedale San Luca di Lucca un complesso e innovativo intervento in un paziente ricoverato per scompenso cardiaco con una grave aritmia, grazie a un avanzato sistema tecnologico di ricostruzione tridimensionale e mappaggio elettroanatomico del cuore. Lo rende noto l'ASL Toscana Nord-Ovest, spiegando che la cardiologia dell'ospedale, diretta da Francesco Bovenzi, ha fatto fronte a un significativo aumento dell'impegno assistenziale con un record di ricoveri. Si è infatti registrato un incremento di pazienti acuti, spiega una nota, ricoverati in terapia subintensiva, intensiva e unità coronarica, con 21 casi critici e 16 assistiti in reparto. Questa sofisticata tecnologia d'avanguardia, utilizzata da oggi solo in pochi centri in Italia, afferma Francesco Busoni, dirigente medico operatore, ha permesso di rendere più efficace la contrazione cardiaca e di limitare al tempo stesso l'utilizzo dei raggi X, con ovvi vantaggi per il paziente e per noi operatori, meno esposti quindi ai rischi delle radiazioni ionizzanti. Di nuovo assieme per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Vi ricordo l'indirizzo del nostro sito internet www.noitv.it per restare sempre aggiornati con tutte le ultime notizie. Vi lascio adesso agli altri programmi della nostra rete. Grazie per averci seguito.